Video che risponde ad un suggerimento pervenuto su Facebook da Luigi. Quanto influisce l'educazione familiare sulla ragazza? Secondo me, tantissimo. Negli anni ho conosciuto diverse ragazze e ho sempre notato quanto fosse rilevante l'esempio dato dai genitori. Due sono i casi che in sintesi ho identificato. Caso numero 1. La relazione tra madre e padre andava bene. Quando la relazione tra il padre e la madre andava bene, la ragazza desiderava una relazione uguale o simile. Suo padre ha fatto di tutto per assecondare la madre? Bene. Lei vorrà un uomo che la tratti alla stessa identica maniera. Suo padre ha fatto follie d'amore per conquistare sua madre? Bene, anche lei vorrà un uomo pronto a tutto. Questa consapevolezza viene acquisita dalla ragazza nel momento in cui i genitori parlano delle proprie esperienze passate. È proprio in questo momento che lei inizia a sognare un principe molto simile a suo padre. Credo sia fondamentale tener conto di questo elemento, perché, molto probabilmente, se il padre ha trattato la madre in un certo modo, allora farà lo stesso con la figlia. Di conseguenza, si sviluppa in lei un'abitudine di un certo tipo che, nel tempo, rappresenta la sua educazione. Se la sua famiglia è molto unita, lei finirà per chiederti una famiglia unita. Caso numero 2. La relazione tra madre e padre non andava bene. Ho conosciuto ragazze che avevano genitori separati, genitori in carcere, padri che hanno tradito la madre. Ecco, anche in questo caso percepivo come il vissuto dei loro genitori avesse influenzato il loro desiderio amoroso. Le ragazze che hanno avuto un padre che tradiva la madre cercavano un uomo assolutamente fedele, perché probabilmente la percezione dello sconforto della madre ha influito sul loro desiderio di stare il più possibile lontane da questo stato emotivo tragico e di disperazione. Il padre di lei aveva parecchi vizi, come ad esempio spendere soldi a destra e a sinistra? Bene, loro cercavano un uomo più parsimonioso, visto che tale elemento ha sancito la distruzione del rapporto familiare tra sua madre e suo padre. Anche nei casi negativi, il passato familiare educa la ragazza e la proietta alla ricerca di uomini che la tengano il più possibile lontana da quanto già vissuto negli anni precedenti. Posso concludere dicendo che conoscere il passato di una ragazza è fondamentale ed ogni uomo dovrebbe interessarsi attivamente ai suoi trascorsi. All'interno delle sue storie e delle sue esperienze di vita si nasconde il risultato della sua personalità odierna.